Voltatela. Stiamo iniziando un secondo ciclo di interferone. Che magari non servirà se adesso la girate. La zona lombare. Ha un'ecchimosi. Perché è rilevante? Guardate meglio. Un rash. Come sapevi che era nella zona lombare? Beh, o sto ancora dormendo, oppure comincio a ricordare. Sembra un rash da influenza. L'influenza non distrugge gli organi uno ad uno. Dermatomiosite. Non dà tachicardia. Forse una reazione allergica all'interferone. Sì. Il sintomo che ho visto sull'autobus era una rara allergia all'interferone scoppiata 2 giorni prima di prenderlo. Come hai visto il rash sul fondo schiena? Non lo so. Magari si è chinata. Forse non è affatto un rash. Può essere un ascesso. 13, ficca dentro un ago. Se c'è pus, Foreman ha ragione. L'ecografia è più sicura. Non ti ho chiesto di trafiggerla con un ago. Taub, fallo tu. No, aspetti, lo posso fare. No, a quanto pare non puoi. Non è fluttuante. È limpido, non è pus. Allora è vescicolare. Tifo petecchiale delle montagne rocciose. Abbiamo cenato da un'amica l'altra settimana e abbiamo portato a spasso i suoi cani. Potrebbe essere stata punta da una zecca. È curabile, doxiciclina. Diamo 8 ore all'antibiotico perché faccia effetto, poi aumentiamo la temperatura e riattiviamo il cuore. Aspetta un momento, aspetta. Se ci sbagliamo, riattivare il cuore può ucciderla. Prima fate le emoculture. La cosa più veloce è curarla. Se ci sbagliamo, avremo il tempo di provare qualcosa. Noi non le riattiveremo il cuore finché non saremo sicuri al 100%. Non siamo mai sicuri al 100%. Fate le emoculture. Dopo aver avuto la conferma, riattiveremo il cuore. È un errore. Tu sai che Wilson sbaglia. Non puoi cambiare idea solo perché un familiare si mette a piangere. La famiglia ha sempre paura. Ho detto, fate le emoculture.